costruzione del secondo lotto della direttissima Roma-Firenze è stata affidata dall'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in concessione al CIR, consorzio formato dalle società Cogefar, Italstrade, Rete. La lunghezza del lotto, che va dalla località di Stimigliano a Orte, è di chilometri 21 e 350 metri, di cui i primi 11 chilometri sono prevalentemente all'aperto, i restanti in galleria. Il tracciato dei lavori esterni si sviluppa nella Valle del Tevere e le opere principali sono costituite da un grosso rilevato che comporta in totale 1 milione di metri cubi di movimento di terra e da 5 viadotti per uno sviluppo complessivo di 2500 metri. Una delle realizzazioni più interessanti è il ponte sul fiume Tevere in località Pizzi di Foglia. L'opera, a 8 luci di metri 30 ciascuna, è fondata su pali trivellati del diametro di metri 1 e 20 cm. La protezione perimetrale, formata da una paratia di palancolato metallico, consente l'esecuzione dei plinti e sottoplinti sotto il livello di magra del Tevere, lavorando in ambiente asciutto. I pali e i palancolati ricadenti nell'alveo del fiume vengono eseguiti con l'impiego di attrezzature montate su due grossi pontoni all'uopo allestiti. Le travi sono in cemento armato normale, prefabbricate in appositi campi trave e varate parte con autogru e parte con traliccio di varo. Procedendo da sud verso nord, il tracciato della direttissima attraversa in obliquo la esistente linea Roma-Firenze, sovrapassandola con un cavalcaferrovia lungo 150 metri, la cui spalla nord forma struttura unica con la spalla sud del viadotto Borghetto. Dal campo di prefabbricazione, le travi vengono prelevate da due autogru e depositate per il trasporto su due carrelloni a 32 ruote gommate. I carrelloni hanno ruote sterzanti, sospensioni idrauliche, possibilità di oscillazione longitudinale e ralle girevoli di appoggio. Il trasporto, quindi, sia in pendenza che in curva, avviene senza che le travi subiscano alcuno sforzo di flessione o torsione. Sul posto di varo sono ancora le gru a intervenire per il posizionamento definitivo delle travi. Il viadotto Borghetto consta di 23 luci di 30 metri ciascuna. La lunghezza media dei pali di fondazione è di 32 metri. Le pile sono piene. Ogni impalcato è costituito da 5 travi in calcestruzzo armato, collegate da 4 serie di trasversi in cemento armato gettato in opera. Ognuno dei trasversi viene precompresso mediante tesatura di 3 barre Dividag in esso incorporate. Le travi sono state tutte prefabbricate in appositi campi trave, ubicati nei pressi delle varie opere. Ogni trave, lunga 30 metri e alta 3 metri e 30 centimetri, ha un peso di 110 tonnellate. Il Borghetto, che è il più lungo dei 5 viadotti compresi nel secondo lotto, ha uno sviluppo di 690 metri. Tutti i viadotti sono stati costruiti con le medesime caratteristiche tecniche. Il tracciato, proseguendo verso nord, attraversa la statale numero 3, Flaminia, e raggiunge, con percorso in rilevato, il viadotto Fratta, dove un piacevole, involontario accostamento tra l'antico ponte romano e la moderna struttura della nuova opera richiama il pensiero al secolare cammino degli uomini sulla strada della civiltà e del progresso. Il viadotto Fratta consta di 16 luci da 30 metri ciascuna, per uno sviluppo complessivo di 480 metri. Dal viadotto Fratta, sempre seguendo la valle del Tevere verso nord, attraverso un tratto comprendente alcune opere minori, si raggiunge la piana di Gallese, incontrando il ponte sul rio Maggiora e la sottostazione elettrica di Gallese con il relativo posto di comunicazione. Il viadotto Maggiora ha 2 luci per l'attraversamento del corso d'acqua, e una luce sussidiaria in sponda sinistra
per il transito stradale. In relazione alla natura dei terreni attraversati, si è scelto il tipo di avanzamento a piena sezione con sostentamento immediato a mezzo di pre-rivestimento di centine metalliche e spritz beton. Queste le fasi dei cicli di lavoro su ogni fronte. Scavo a piena sezione per tratti di un metro. Posa centine e rete elettrosaldata. Lancio di spritz beton per spessori di 25 cm. Formazione delle murette. Posa casseri telescopici di rivestimento. Getto del calcestruzzo per rivestimento definitivo dello spessore medio di 80 cm. Esecuzione dell'arco rovescio. Speciali carri a portale, semoventi, consentono il lavoro dei minatori su ogni punto del fronte scavato, in particolare per la sistemazione delle centine e per l'applicazione dello spritz beton. Il lancio dello spritz avviene per mezzo di pompe alimentate da miscela già composta e umida, così da consentire la lavorazione in ambiente non polveroso. Siamo allo scavo dell'ultimo metro di galleria. Seguirà l'abbattimento del diaframma di congiungimento dei fronti di lavoro dall'imbocco nord verso sud e dall'imbocco intermedio verso nord. Le due tratte che stanno per essere congiunte sono lunghe 2450 metri la prima, 2932 la seconda. Mentre sul fronte intermedio nord proseguono le operazioni di scavo dell'ultimo metro, sul fronte nord il lavoro è sospeso dopo che la galleria ha raggiunto la progressiva di congiungimento prefissata. I primi segni del lavoro che sta facendo l'escavatore a Tergo cominciano a delinearsi. Il momento tanto atteso sta per giungere. Il diaframma crolla e le ultime bennate dell'escavatore aprono il varco di congiungimento tra i due fronti. Il momento è uno dei più belli che possa vivere un cantiere. La soddisfazione dell'opera compiuta traspare evidente sui volti di tutti coloro che hanno collaborato per il raggiungimento di questo traguardo. Parallelamente ai lavori in galleria, procedevano quelli relativi alla sede all'aperto. Particolare cura è stata posta nella formazione del corpo stradale in relazione all'esigenza di ottenere, per una linea ad alta velocità, una piattaforma assolutamente stabile. Il piano di posa dei rilevati è stato predisposto mediante la rimozione del terreno vegetale fino alla profondità di 50 cm, compattando adeguatamente il fondo scavo e stendendo su di esso uno strato di materiale drenante prima di procedere alla formazione del rilevato del corpo stradale. Alla sommità di questo, cioè in corrispondenza del piano di piattaforma, è stato realizzato su entrambi i lati un manufatto in calcestruzzo che, oltre ad assicurare la stabilità della piattaforma stessa, è utilizzato come supporto per tutti i cavi di servizio della linea ferroviaria. Tale manufatto è stato realizzato per la quasi totalità dell'estesa con macchine cordolatrici ad estrusione di calcestruzzo, ricavando contemporaneamente, oltre al muretto di ciglio, anche la cunetta di scarico delle acque ed i vani di alloggiamento dei cavi. Per consentire l'adattamento del manufatto alle variazioni di temperatura, vengono eseguiti ogni 15 metri dei giunti di dilatazione. I due manufatti di ciglio delimitano il piano di piattaforma, detto sub-ballast,
realizzato con un misto cementato dello spessore di 20 cm e posto in opera mediante finitrice stradale di larghezza pari alla sede, cioè metri 11 e 40 cm. All'atto esecutivo, per garantire la regolare maturazione, lo strato di misto cementato, compattato e sagomato, viene ricoperto con uno strato di emulsione bituminosa. La galleria e i cameroni di interconnessione sono stati ultimati contemporaneamente il 31 luglio 1979. Il modellino mostra, sezionate, le strutture murarie dei cameroni. Così si presentano, al termine, i cameroni con i binari posizionati. Le immagini evidenziano la vastità dei vani realizzati che, malgrado il preconsolidamento eseguito, hanno richiesto laboriose tecnologie esecutive per quasi 2 anni di lavoro, con turni continuati. Siamo alla vigilia dell'inaugurazione del tronco completo, da Roma a Città della Pieve. I binari della direttissima, che a sud della stazione di Gallese erano stati precedentemente innestati su quelli della vecchia linea con un bivio temporaneo, vengono ora tagliati e collegati alla linea diretta di percorrenza. Il 29 aprile 1980. Transitano i primi convogli. All'avvenimento assistono, accomunati dalla stessa soddisfazione, tecnici dell'azienda ferroviaria e delle imprese che unitamente hanno concorso alla realizzazione dell'opera. Un altro passo è stato percorso sulla via del progresso, per sempre meglio adeguare la rete ferroviaria al civile sviluppo della società italiana.